Benedetto Chiesa, buongiorno. Buongiorno. È un grande piacere intervistarti oggi sul tuo nuovo libro, Russofobia 2.0. Russofobia lo dice alla russa, che in italiano suonerebbe russofobia. Russofobia. In francese suonerà russofobia. Russofobia. 2.0. Ci tengo al 2.0 perché questo distingue il mio libro da tutti i libri sulla russofobia che sono già stati scritti in Russia e fuori dalla Russia. Questa è un'altra cosa, è la russofobia di oggi ed è un'arma, come dico in un capitolo, un'arma politica di prima grandezza. Questo è, come dire, come esordio. Poi l'altra cosa che forse interessa è che in italiano non esce col titolo russofobia, ma esce col titolo putinfobia. Eh sì, perché il mio editore, e adesso comincio a capire che aveva ragione, mi ha detto: tu saprai scrivere i libri, ma io li so vendere. E il titolo russofobia per un pubblico europeo non so quanto dica, ma sicuramente Putin, come dire, come ipostasi di questa crisi, tutti lo sanno, e quindi giochiamoci il titolo putinfobia. Io ho un po' resistito, poi ho capito che aveva ragione lui, e secondo me funzionerà così. Di 2.0, qual era il 1.0? 1.0 è tutta la storia di 4 secoli, praticamente, perché in realtà la russofobia è sempre esistita ed è il prodotto della incapacità dell'Occidente di accettare l'esistenza di un avversario irriducibile, cioè di un avversario che non si fa abbattere. Dico subito che l'idea stessa di scrivere questo libro mi è venuta l'anno scorso dopo aver letto il bellissimo libro di Arnold Toynbee, intitolato Il mondo e l'Occidente. Mi ha colpito moltissimo per due ragioni. Primo, perché è scritto da un occidentale. Da un occidentale che capisce, ecco una cosa fondamentale. E secondo, perché in realtà è una descrizione storica del reale comportamento dell'Occidente. L'Occidente ha sempre, da quando è diventato Occidente, sto parlando dal 1500 in avanti, dal 1492 in avanti, da Galileo in avanti, è sempre stato un aggressore del resto del mondo. L'Occidente nel suo complesso, pensa Francia, Inghilterra prima di tutto, Francia, Belgio, Portogallo, America, Germania, Italia, tutto questo è stato Occidente e noi abbiamo aggredito il resto del mondo, lo abbiamo colonizzato con la violenza, quasi dappertutto con la violenza, in qualche caso lo abbiamo anche dominato con il nostro superiore sapere sociale, per esempio l'India, un intero continente è stato conquistato e anche profondamente segnato dall'esperienza britannica. Però sostanzialmente noi siamo stati più forti e abbiamo sempre attaccato tutto. Dove non ci è mai andata bene è a noi occidentali quando abbiamo attaccato la Russia. La Russia tutte le volte si è difesa, in tutti i secoli, nel 1600 dai polacchi, poi dopo sono venuti I svedesi. gli svedesi, naturalmente, certo, poi Napoleone, poi Hitler, e tutte le volte la Russia, in un modo o nell'altro, è riuscita a mantenere e a riportarsi alla sua grandezza. Di fatto, l'unico momento di sconfitta grave nella storia della Russia è stato quando nel 1991 è crollata l'Unione Sovietica e subito dopo la Russia non è stata capace di difendersi. La Russia è stata praticamente colonizzata per 10 anni, ma i tempi di 10 anni sono un secondo, sono un sospiro per un paese come la Russia o come la Cina. 10 anni è stata colonizzata e poi è risorta e sta risorgendo. Ecco, leggendo quel libro mi è venuto in mente che bisognava capire perché adesso la russofobia viene rigiocata con tanta virulenza e tanta energia senza precedenti. E allora ho scritto il libro perché vedo la crisi del mondo. Questa è la crisi del mondo.
Te parli russo, hai vissuto e lavorato in Unione Sovietica prima, ma anche in Russia, e te capisci profondamente questa realtà della Russia. Molti occidentali no, conoscono la Russia solo da quello che i media gli fanno sapere. Come facciamo quando viviamo in Occidente o in America a conoscere la realtà? Attraverso i media che esistono oggi. Non si può, infatti la russofobia è proprio come dire, lo schermo che si frappone tra noi e la realtà russa. La realtà russa è completamente diversa da quella che noi immaginiamo, l'uomo della strada, no, non solo l'uomo della strada, gli intellettuali, i dirigenti politici, i diplomatici, non conoscono la Russia, neanche loro. È uno dei gravi problemi in cui ci troviamo di fronte, è che non conoscendo, la prima cosa che viene è commettere errori. Noi commettiamo sistematicamente errori di valutazione che fino a che la Russia era appunto colonizzata, dopo il 91 potevano anche essere poco pericolosi, ma adesso sono pericolosissimi. Perché la Russia si ripresenta adesso nuovamente sulla scena mondiale come una potenza militare, tecnologica, culturale e politica. E l'Occidente, se commette adesso questo errore, può essere un errore fatale per tutti. Vedi, Arnold Toynbee diceva proprio questo: l'Occidente ha sempre cercato di conquistare la Russia e di spezzarla, perché ha sempre capito, lo hanno capito i suoi intellettuali più illuminati, più intelligenti, non illuminati come Brzezinski, che la Russia è troppo grande per ragioni storiche, per poter essere, sottomessa. È un paese che ha tutte le risorse. Era valido questo prima, adesso è valido 1.000 volte di più. È un paese che ha tutte le risorse per sopravvivere alle più grandi crisi che si stanno, presentando, stanno bussando alla nostra porta. Tu lo sai benissimo di cosa sto parlando. La Russia, tra tutti i paesi, tra tutti i giganti del mondo, è quella che meglio di tutti potrà affrontarli perché ha tutte le risorse in casa sua, dall'acqua all'energia e a tutto il resto. Per cui, in realtà, a guardare bene la Russia è il paese meno aggressivo che si possa immaginare, per ragione, non perché è buono, non è questo il problema. Non c'è nessuno buono sotto questo profilo, ma la Russia semplicemente non ha bisogno dell'Occidente. È l'Occidente che ha bisogno di far fuori la Russia per avere tutto ciò che ritiene ne sia necessario per un certo periodo di tempo. E qui la miopia dell'Occidente è palese, cioè non sono capaci di guardare più in là di 20-25 anni. E quindi vogliono subito tutto, hanno fretta, perché capiscono che la crisi si sta addensando su di loro e loro non hanno nessuna soluzione. È impressionante questa cosa. Non c'è nessuna soluzione, la crisi arriva e loro non sanno come pararla. Ma prima che arrivi, loro devono far fuori il primo nemico. E il primo nemico è la Russia. Ed è il primo nemico oggi perché la Russia, oggi per ragioni storiche, è l'unico paese al mondo che può fermarlo. E facendo ciò hanno anche spinto in fondo la Russia a fare un'alleanza mai vista con la Cina e anche l'India e altri paesi, un'alleanza che non solo è economica, ma sempre di più anche militare, e che lì si diventa una potenza asiatica, Esatto. asia-europea, la più grande che è mai esistita. Esatto, non è mai esistita una cosa del genere, si sta verificando sotto i nostri occhi proprio per la miopia dell'Occidente. Perché in realtà, tra l'altro, nell'edizione italiana, il mio redattore è stato molto intelligente perché ha posto la questione in termini così espliciti che mi piace perfino ripeterlo. Nell'ultima pagina di copertina dice: "Ma davvero la Russia è il nemico principale dell'Occidente? Punto interrogativo. Non è che potremmo anche guardare la Russia come l'estrema difesa dell'Occidente?" Ed è una frase molto giusta. L'ultima speranza, non il primo nemico, l'ultima speranza. E se l'Occidente fosse intelligente, capirebbe che di questa speranza noi abbiamo bisogno perché la Russia è l'unico ponte che ci collega all'Asia.
La Russia è abbastanza asiatica per consentirci di fare il passaggio a una pacifica convivenza con la Cina e con gli altri 6 miliardi del mondo. È vero. Questo è il vero problema, quello lì. L'Occidente non vede gli altri 6 miliardi perché è ancora convinto di essere il centro del mondo. E non lo è più. No. Non lo è più, inesorabilmente, né potrà esserlo. E quindi quando, ecco l'altro motivo per cui ho scritto il libro, quando io sento dire Obama ripetere la frase della unicità degli Stati Uniti, della insostituibilità degli Stati Uniti, e infine la frase neocon, detta da Bush, ma anche da Reagan, e cioè che il tenore di vita del popolo americano non è negoziabile. E la seconda frase ancora peggiore è che il XXI secolo sarà americano. Ma questa è la guerra. Questa è la guerra. E di fronte all'Occidente, e dunque in Russia, appunto come quel titolo del tuo libro in italiano è Putin, Vladimir Putin non è il tipico capo di Stato come siamo abituati ad averli in Europa, deboli, che cercano sempre la pubblicità e la rielezione facile. Qui si trova qualcuno che tu conosci, che hai conosciuto, qualcuno che ha una colonna vertebrale e non solo, che esiste, insomma, c'ha le palle, c'ha un'immagine e ha il plebiscito del popolo russo oggi. Come Sì, vedi, cioè questo è il personaggio che l'Occidente non aveva previsto. esatto. Non aveva previsto il personaggio e non ha, io dico, non aveva previsto il popolo russo. Io nel libro lo scrivo, lo riscrivo, l'ho già scritto altre volte, ma lì l'ho scritto meglio. C'è una cosa che sta avvenendo, non è una mia idea, ma l'ho ricavata da una discussione che ho avuto con un gruppo di amici russi, diciamo, mescolati tra conservatori e comunisti, i quali discutevano insieme intorno a questo interrogativo: ma è Putin che sta ricostruendo lo spirito russo, o è lo spirito russo che sta ricostruendo un leader come Putin? Io credo che ci sia una verità in questo, perché Putin all'inizio non era affatto quello che è oggi. E c'è voluta forse la crisi ucraina per far risorgere i russi come popolo, dopo i 10 anni, anzi dopo quasi 20 anni di colonizzazione. La Russia, i russi, si sono riconosciuti come popolo guardandosi nello specchio dell'Occidente. L'Occidente non li ama, perlomeno i leader dell'Occidente non li amano. Loro si sono guardati, hanno capito che l'Occidente non li ama e hanno capito che sono russi. E quindi la risposta all'attacco ucraino è stata una risposta nazionale e Putin in qualche misura l'ha interpretata, non l'ha guidata, l'ha interpretata. Era già popolare prima, per ragioni storiche. La Russia ha sempre avuto bisogno di un leader, ma il leader vero è diventato Putin nel 2014. E qui c'è una cosa completamente nuova, cioè adesso non si tratta soltanto di avere a che fare con il Politburo del Partito Comunista dell'Unione Sovietica o con un piccolo ristretto gruppo, tra virgolette, rivoluzionario. Qui c'è il popolo russo, tutto intero, che si ripresenta sulla scena politica, come avvenne, nel libro lo cito perché è un capolavoro, politico, Guerra e pace di Tolstoi. In Guerra e pace Tolstoi spiega al pubblico russo, ma anche al pubblico occidentale di oggi, se lo leggesse, che la vittoria di Kutuzov contro Napoleone non fu una vittoria di un uomo contro un altro, fu la vittoria del popolo russo contro Napoleone, Certo. perché nessuno diede ordine ai russi di incendiare Mosca. I contadini russi incendiarono Mosca, eppure Napoleone l'aveva conquistata, era arrivato lì, aveva vinto la battaglia di Borodino, che è la battaglia eroica in cui i russi hanno in qualche misura fermato Napoleone, ma non l'hanno fermato del tutto. Napoleone è andato fino a Mosca, ha conquistato Mosca, è rimasto lì alcuni mesi e si è visto la città che bruciava. E i contadini, fuggendo, gli hanno tagliato il terreno, l'erba sotto i piedi, ed è stata una risposta: nessuno ha dato ordine,
spiega benissimo Tolstoi, non ci fu nessun ordine, fu il popolo che si riconobbe nella difesa collettiva. Ecco, adesso in Russia sta accadendo la stessa cosa e questo è un punto molto importante da capire, perché questo popolo russo, che non è Europa, è un pezzo d'Europa, ma non è Europa, e non è neanche Asia, però è anche Asia. È anche Asia. E allora, se l'Occidente vorrà vivere in pace in futuro, se c'è una speranza, è di usare la Russia come ponte tra noi e il resto del mondo. Non ne abbiamo altri, noi abbiamo prodotto odio intorno a noi. Io cito quello scrittore Tagore, lo scrittore in questo caso indiano. Nel libro cito molto lui e cito anche molto il libro che ho citato prima sull'Occidente, il mondo dell'Occidente. Cito Toynbee e cito Tagore, perché Tagore dice le cose più terribili. Voi ci avete preso, ci avete annullato, ci avete cancellato. E quindi l'Occidente, che era così affascinante perfino per Tagore, diventa il nemico. Noi non abbiamo più ponti, sono 4 secoli che noi facciamo la guerra al resto del mondo e non siamo più capaci di costruire i ponti. Ce n'è uno lì, bello e pronto, e invece di usarlo, adesso lo vogliamo distruggere. Questo è il senso del libro. Se sono riuscito a spiegare questa cosa, avrò fatto, come dire, vale di più probabilmente questo libro per i lettori occidentali che per i lettori russi, sicuro. Immagino. E dunque per i lettori occidentali iniziare la conoscenza della Russia, per chi non conosce la Russia o che ne ha solo un'immagine tramite i media occidentali, oltre a leggere il tuo libro, cosa gli consiglieresti come fonte di informazione? Beh, uno l'ho già citato, il primo libro è Leggere Tolstoi, Guerra e Pace in modo particolare, perché Guerra e Pace, ripeto, è un grande romanzo, grande letteratura, ma nello stesso tempo è un grande romanzo politico, nel senso proprio della parola. Se lo si legge bene, si capisce proprio perfettamente. Poi ci sono alcuni grandi scrittori che io stesso ho scoperto, ahimè, con grande ritardo. Dico ahimè per la mia cultura, la mia storia, Sholokhov per esempio, che è stato premio Nobel per la letteratura, premio Stalin per la letteratura, e che io non ho letto per molti anni credendo che fosse un libro sostanzialmente di propaganda, e invece era un grande libro sulla Russia, sorprendente, perché racconta la rivoluzione d'ottobre dalla parte degli sconfitti. Sono convinto che fosse un inno all'Armata Rossa. E invece no, è un inno ai cosacchi che si difendono contro l'Armata Rossa. È una cosa sbalorditiva, sbalorditiva. Per me è stata una lettura, a parte la bellezza dell'affresco, siamo perdere, sto parlando sempre, non sono un critico letterario, io sono un politico, un giornalista, un politico. Quindi mi interessa molto il contenuto psicologico, politico che c'è dietro, ed è grandioso. Due, ovviamente bisogna leggere anche Dostoevskij. Sì. E poi io suggerisco anche una lettura di un russofono, ma di un grande russofono, di un uomo molto intelligente che capì molte cose della Russia, nonostante che fosse russofono, è il Marchese De Custine, Lettere dalla Russia. Perché leggendo quel libro io ho imparato un sacco di cose sulla Russia, pur essendo evidente che era un libro, diciamo, di uno straniero che aveva vissuto, che conosceva bene la Russia, ma che non la poteva sopportare per il suo disordine, per la sua sregolatezza, per la sua confusione, per la sua primitività, per il suo asiatico carattere. Sì. Questo è buono. Quindi questi libri, io suggerisco questi libri perché sono stati, devo dire, per me una sorgente fondamentale di comprensione del popolo russo e della loro storia. Questo più o meno. Poi un bel romanzo, bellissimo, anche sotto questo profilo, è stato pubblicato durante la perestroica, ma credo che lo si trovi ancora, è I figli dell'Arbat, Dieti Arbata in russo, di Anatoly Rybakov. Grande libro perché lui racconta Stalin come quasi nessuno è riuscito a raccontarlo, sia politicamente che psicologicamente, cioè la sua
sua statura emerge insieme alla sua ferocia come una specie di necessità. Cioè lui lo descrive come una necessità, per chi conosce Russia, conosce la Russia, e conosce le distanze russe, conosce, il tempo russo che l'Occidente non conosce perché ha un altro tempo e ha un'altra distanza. Cioè, c'è un bellissimo proverbio che io cito spesso, che riguarda i russi, fatto dai russi, non da me, che dice: per noi 100 chilometri non sono distanza e 100 anni sono solo un sospiro. Questo vale solo per la Russia. Immagino. Solo per la Russia, credo. Non credo che ci sia un altro paese per cui questo proverbio vale. E bisogna capire questo per capire i russi, perché il loro tempo non è il nostro tempo. Molto semplice, noi abbiamo un tempo più corto del loro. Vero. Beh, ti ringrazio e speriamo che molti lettori, oltre all'Italia, ma anche nelle altre lingue, uscirà tra poco in francese. Speriamo che possa aiutare, che il tuo libro possa aiutare a andare verso questo ponte, perché sono d'accordo, senza la Russia siamo, come civiltà, siamo messi davvero male in Europa. Dunque, speriamo che questo ci aiuti. Ti Bene, grazie mille. Grazie. ringrazio e a presto.